il pane, è rimasto solo qua. Interessante. Stavolta abbiamo esagerato, ma è la cosa che ci piace fare. Siamo esagerati. Buongiorno signori, oggi aperitivino a Spoleto e poi un food tour, food tour. Oggi un food tour? Sì. Un food tour che c'è brutto nome. Non diremo, questa volta non diremo street food perché non sappiamo se effettivamente sarà un completo street food. Esatto, quindi oggi food tour di Spoleto, partendo da qui lo citiamo perché sennò sembra brutto, perché il taglierino che ci ha portato non era niente male, quindi se voi capitate da ste parti ve lo consigliamo al 300%. Calcolate che questo è quello piccolo, come funziona? Sì, questo era quello piccolo, c'è quello medio che credo sia così e quello grande credo sia e caffè dei tigli. Questo è caffè dei tigli, via. La via non la so, tesoro. Che cazzo fare? Sono mica Google Maps io. Regà, ve lo lascio qua sotto perché purtroppo io porto in giro questo, io questo c'ho. Ma cosa pretendi da un veneto in Umbria? Umbria che devo conoscere le vie, certo. Non ho capito. Vabbè, comunque ve lo lascio qua sotto nei commenti. Ve lo lascio qua sotto al video. Sai, ancora se dobbiamo svegliare secondo me. Che cazzo lasci sotto al video? Il link con la via e tutte le informazioni. Beh, dai, facciamo una ripresa dell'insegna del locale e della via nella quale si trova, stai prima. Gliela mettiamo? Vabbè, gliela mettiamo. Finiamoci questo qua, il taglierino, e poi ci andiamo a fare una passeggiata in giro. Dai. Cin. Ai, oggi giornata difficilissima. Eravamo partiti con tutte le buone intenzioni, il tempo sembrava accompagnarci, c'era il sole, giornata fantastica, volevamo fare un sacco di giri stupendi, volevamo portarvi a fare un tour della Rocca di Spoleto, ma purtroppo non è possibile. Come vedrete dalle immagini, il tempo birichino come sempre non ci sta aiutando, per cui abbiamo deciso di raccogliere tutti i cibi in giro per i locali e andremo a mangiarli in un posto unico. Vi faremo vedere quello che abbiamo preso, vi faremo vedere i prezzi e soprattutto ci faremo una gran mangiata low carbs come sempre. Oggi torniamo a casa con la coda tra le gambe. Se aspetti un secondo che superiamo questa casetta, facciamo vedere anche dove siamo direzionati. Ci possiamo fermare, tanto siamo in una strada quasi sperduta, quasi. Dai. Guarda, facciamo passare questa macchina che abbiamo dietro e dopo facciamo vedere una cosina. Alla nostra destra vedi tutta la veduta fondovalle, se così possiamo chiamarla, e mentre alla nostra sinistra, lì in fondo, c'è la nostra piccola Montefalco con il suo fungo. Si riconosce da quell'acquedotto. Si vede? Si vede bene dalle immagini? Aspetta, lo zoom. Lì sopra in quella collinetta? Grosso modo. Dai, siamo direzionati lì e torniamo a casa con la coda tra le gambe, ma non a mani vuote. Non a mani vuote. Anche perché questa volta ci occuperemo sempre di street food fondamentalmente, ma abbiamo una varietà di cibi che fa paura. Non porteremo una singola tipologia. Stavolta abbiamo esagerato, ma è la cosa che ci piace fare. Siamo esagerati. Siamo esagerati, vaffanculo. Allora, il discorso qual è, ragazzi? La pioggia a noi fa molta paura. Perché ci fa molta paura? Le attrezzature che noi utilizziamo per fare i video sono molto costose e sono i nostri strumenti di lavoro. Ogni singola goccia d'acqua che prendono si possono rovinare. E detto questo, ripeto, eravamo partiti con tutte le più buone aspettative questa mattina, il sole spaccava le pietre, eravamo contenti e gagliardi. Arrivati a Spoleto è iniziato a piovere e ci è caduto il mondo addosso, però come sempre ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo fatti venire un
una seconda idea, un piano B. Che meraviglia! Cioè, oddio, è tutto nuvoloso, però. Abbiamo visto panorami migliori, ma insomma, dai. Abbiamo visto giornate migliori di questa. Ci consoleremo con il cibo. Siamo tornati a Montefalco. Perché a Spoleto pioveva. Perché a Spoleto pioveva. E qui? Sole, sole che spacca le pietre. Sole che spacca le pietre. Ma mentre andavamo via da Spoleto, stava a tornare il sole a Spoleto. Esatto. Quindi oggi è così, raga. Non riusciamo a trovare un posto dove, però qui abbiamo trovato la pace. Sicuramente sarete d'accordo con noi che il tempo è birichino ultimamente, è un po' così, ballerino, per cui... Diciamo che stai usando sto termine perché... Volevo essere delicato. Volevo essere delicato perché siamo su YouTube. Esatto. Diciamo che abbiamo usato altri termini in macchina, però vabbè. Comunque la roba... Ho paura che il grande capo non mi paga dopo. Esatto, la roba è questa qui, la roba. Abbiamo il nostro bottino, l'abbiamo comunque portato a casa. C'era un muscerino che andava su... No, anche no, anche no, anche no. Cameraman, si avvicini, prego, si avvicini. Facci una ripresa del bottino. Non indugi, cameraman. Anzi, sai cosa ti dico? E poi ci vedete tutti e due, di che cazzo è sto cameraman? E ve lo faremo vedere dopo, che è sorpresa. Allora, il bottino è questo, ragazzi. Abbiamo preso dalla pizzeria La Rotonda numero 3, dopo diremo anche due paroline su questa pizzeria. Ma anche sui prezzi, diciamo. Tre pizze, poi vi spiego anche gli ingredienti. Poi abbiamo preso dal buon Maurizio un panino con la porchetta. Interessante. Dal buon Tommaso un altro panino con la porchetta, che poi giudicheremo. E poi dagli amici di Isco. Si chiamava Isco? Mi sembra Isco. Un bel bambino, un bel kebabone. Uno alla volta, da cosa iniziamo? Porchetta di Maurizio. Porchetta di Maurizio. Porchetta di Maurizio. Porchetta di Maurizio. Siamo attrezzati, ovviamente. Luca beve. Allora, porchetta di Maurizio. Come lo vedi? Lo vedo... Primo impatto. Lo vedo bene. Lo vedo bene. Fammi levare gli occhiali. Lo vedo bene. C'è un po' di crosticina, vedo un bel grassetto. Allora... Va bene, faremo un test allora, come sempre. Facciamo un test. Vai. Cin. Cin. Già trovato il primo difetto. Dillo tu allora. Lo dici tu? No, dillo tu. No, dai, dillo tu. No, dillo tu. È rimasto qua. Il pane è rimasto proprio qua. Se non bevo mi strozzo. No, seriamente, la porchetta è buona. La porchetta è buona nonostante è fredda, vabbè, ma sai che non ci ho fatto caso, era calda prima, ma in realtà è passata un'ora, quindi anche volendo è colpa nostra se è fredda. Ma non è quello, perché poi è buona, la porchetta è buona. Il problema è che il pane credo sia dei 4 giorni fa. No, dei 4 giorni fa no, ma non è di questa mattina. No, assolutamente. Non è fresco di questa mattina, infatti è un po' stoppaccioso. La porchetta non è male comunque. No, la porchetta è buona. È buona, speziata bene, buona, però il pane. Cioè, o la tolgo e la mangio così, perché sennò mi strozzo. Ahimè. Peccato. Ahimè. Dai, dai. La porchetta non era male, ripeto. Però il pane. Il pane. Zio, il pane. Cioè, non puoi mettere il pane due giorni fa, perché sennò uno. Ok. Dai. Si strozza. Il primo. È andato. Così e così. Andiamo col secondo. Proviamo quello dello zio Tommy. Quello panino dello... di Tommaso con la porchetta. Eppure io già, pure quel panino. Mi sa che non promette. No. Mi sa forse tanto è peggio bene di quell'altro. Guarda, al tatto. Lo vedo asciuttino. Al tatto è peggio di quell'altro. Lo vedo asciuttino. Cameraman, lo vedo asciuttino. Perché mi sembra anche più doppio di quello di quell'altro, quindi se quello non scendeva... Sempre una proprio... rosetta, però va bene, insomma. I denti. Però è speziata meglio dell'altra. Te lo dico così. Perché talmente mi sta da fastidio il pane così. Sì, forse è meglio questa pure. Del sapore. Questo era? Tommaso. Tommaso. Cioè, questo è quello di Tommaso. Ok. Meglio. Mangi un primo la porchetta, devi berti 4 peroni. Per forza. Forse l'intento loro è quello. Ah, boh, non lo so, può essere. Comunque, raga, classico furgoncino in mezzo alla strada. Senza tante pretese. La porchetta, merita. Guarda, facciamo 5 a quello di prima e 5 e mezzo a lui.
Dai, va bene, dai. Cioè, dalla sufficienza non ci può arrivare nessuno dei due, perché panino con la porchetta sono due ingredienti. Se uno dei due fa schifo così, non gli posso la sufficienza. Quindi 5 e 5 e mezzo, dai. Questo va bene, mettiamolo da parte. Lo dà mai le galline poi. E dopo. Il pane lo dà mai le galline questo. Pizza o kebab? Pizza, io sono curioso di questa pizza qui con i pomodorini. Pizza. Cameraman. Noi indugi, facci vedere la pizza con i pomodorini. Questa è rucola, pomodori secchi e stracchino. Sicuro sia stracchino, chef? Sì, sì. O bufala. Bufala? Mi sembra bufala. Bufala allora. Sarà questo lo stracchino. Ah, tagliamola. Dividiamo. C'è una parola. Io come lo porto a fa' presto? Mi fai sfasto roba in mezzo alla strada. Queste le bippo, chef, perché non le posso mettere su YouTube. Perché poi in Veneto capiscono quello che hai detto. Al tatto, già mi sembra più deglutibile. Allora, è una bella pizza, facciamo vedere la struttura. Prima. Cotta bene. E già questo è un buon punto. Considerate che questa è una delle mie pizzerie al taglio preferite, per cui... Vabbè, così, però siete parte, Sti cazzi, sono di parte, se fa cagare lo diciamo. Lo dico io perché lui è di parte. Va bene? Vai, assaggiamo. Assaggiamo. Non me ne vorranno le officine Bartolini. Non dico sì che qualcuno si offende. Ah, sti cazzi. Allora. Allora. Un altro morso perché devo capire meglio com'è la situazione. Do il voto direttamente? Dai il voto direttamente? 8 e mezzo. Ah, vedi? Mo speriamo di avere qualche pezzo di rucola in mezzo ai denti, che così facciamo una bella figura anche. Una delle migliori pizze al taglio che ho mangiato da quando abito qua. Ma io sono... No, sciocchino. Non sei stronzo. Buona pizza da 8 e mezzo, forse barra 9. Barra 9, per dargli un 9 quasi a una pizza al taglio... Ci vado spesso. Allora, cioè, sottolineiamo una cosa. Diciamo questa è quasi una catena di pizzeria al taglio, perché divise tra Foligno e Spoleto i ragazzi hanno 4 sedi. Questa è la sede numero 3, mi sembra. Comunque lo vedrete dalle immagini. E niente, evidentemente se hanno aperto 4 sedi ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo. Passiamo oltre? Passiamo oltre. Io però direi, facciamola, sennò poi lui guarda solo ma non assaggia. Lo svegliamo già? Ho assaggiato la metà delle cose. L'altra metà, fammi che assaggio a lui. Svegliamo chi Vai. È? Facciamo un cambio alle riprese. Vado io. Addirittura vado io. Vai tu. Vado io. Olè! Oggi siamo proprio tutti. Oggi siamo tornati tutti e tre insieme. Allora. Intanto facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi, ma per me con la gigante. No, poi mi danno dell'alcolizzato. Allo chef. Voi bevete con responsabilità, assolutamente, mi raccomando. Non imitateci. Noi abitiamo qui, non guidiamo, andiamo a piedi. A piedi, tra l'altro, bravo. Veramente. Hai fatto giusto sottolinearlo. Importantissimo. Allora. Allora, i panini. Ho sentito le vostre recensioni. Se vuoi assaggialo. Direi che sta bene così. La pizza? Andiamo a assaggiare la pizza. Vai, tagli tu. Taglio io. Allora, avete presa una con... Quella è salsa tonnata, tonno, pomodoro, insalata. Che preferisci? Vogliamo assaggiare mortadella, vai, pistacchio, vai, e burrata? Vai. Stracchino. Pizza veramente top, eh? Adesso assaggiamo. Prego. Ne lascio un pezzo al chef. Cin. Io però ho già detto la mia, lascio giudica a te perché... Non sono d'accordo con quello che avete detto prima. Cottura, impasto, perfetto, il condimento giusto, anche gli ingredienti credo siano abbastanza di qualità, mi di buona qualità, sì. No, sono d'accordo con voi. Bravo chef che ci ha consigliato una pizzeria ottima. Buona. Ultimo assaggio. Che babbone. Andiamo a tagliarlo a metà, lo assaggiamo io e il sommelier. Che babbone di Isco, preso ovviamente con tutto, vedo molta carne, quindi già è positivo. Tutti i condimenti che c'erano sul banco, tutti. Però, allora, già a guardarlo, voglio mangiarlo? Sì. Andiamo a fare... Allora, sì, c'è da dire una cosa. Ormai sarà già forse 40 minuti che l'abbiamo preso. Ho visto che non ha arrostito molto la piadina, che è una delle parti che a me piace molto. Mi piace un po' questo e quel croccantino che si percepisce. Questa, avvicinati un po'. Questa qui effettivamente è un po' molliccia. Probabilmente anche perché è stato lì un pochettino. Comunque,
Assaggiamo, assaggiamo. Cin. Cin. Onesto. Non mi dispiace. Non mi dispiace, la carne è buona. Le verdurine croccantine fresche. Sì. La salsa yogurt. La speziatura, la parte comunque bagnata all'interno, sì, con la salsa, sì, crea una facilità nel mangiarlo unica. La cipolla non è completamente cruda, è leggermente marinata, per cui è anche meno aggressiva, meno fastidiosa. Buono, buono. Questa volta ce l'abbiamo fatta, abbiamo conservato tutti gli scontrini. Mi raccomando ragazzi, sempre nei commenti fateci sapere quello che ne pensate riguardo ai prezzi e ai cibi che avete visto. Partiamo da... il kebab, partiamo dal kebab. Allora, quel kebab che avete visto degli amici di Isco Kebab è costato 6 euro. Il prossimo è il buon Maurizio con il suo panino con la porchetta, che è costato 3,50 euro. Il prossimo è il buon Mini Tommaso con il suo furgoncino e panini con la porchetta. Qui sono 7,50 euro, ma abbiamo preso anche due peroncini, due peroni piccole, quindi il panino e due peroni. Per ultimo, i nostri tre tranci, e mettiamoli anche a confronto con il kebab, erano tre super tranci di pizza dalla rotonda, e abbiamo speso 6,30 euro. Alla fine io penso che i prezzi sono un po' discordanti, anche perché alla fine un kebab, quel tipo di kebab a 6 euro mi sembra un po' esagerato. I panini con la porchetta lasciano il tempo che trovano, perché la qualità, come abbiamo detto anche prima, non era delle migliori, per cui c'è sicuramente qualcosa da rivedere. La pizzeria alla rotonda lasciamo stare, che è una delle mie preferite, cercherò di essere abbastanza obiettivo. Le pizze sono ben farcite alla fine, per cui una media di 2 euro a trancio mi sembra più che onesta come cosa. Tu cosa ne pensi? Sì, assolutamente, ma anche il panino con la porchetta alla fine, anche se la qualità del pane non era... chiaramente al top, 3,50 euro è il prezzo suo, sì, credo. 3,50 euro, prezzi ci stai, chiaramente devi dare un prodotto fresco di giornata, certo, quello, certo, è fondamentale, assolutamente. Tra tutti, secondo me il prezzo, qualità prezzo più rapporto più giusto è la pizzeria. Sì. Allora, visto quello che hanno detto loro, però ci volevo stare pure io, insomma, per chiuderlo, perché sennò mi sento sempre in disparte io. Mi metto qua, la chiudi tu. La chiudi tu? La famo chiudere a Lorenzo. Vai. La famo chiudere a Lorenzo. Ma puoi anche non attaccarlo, oggi sì, è molto spazio. Oggi è più light. Guarda, vai vicino alla telecamera, ti metti proprio davanti alla telecamera e te la chiudi tu. Allora ragazzi, ci vediamo prossimamente su Just Us. Un bacione a tutti, un abbraccione dallo chef, da Luca e dal buon Lorenzo. È stato bravo, l'ha chiusa pure bene stavolta. Comunque regà, iscrizione o like se volete, lo potete sempre lasciare qua sotto, dai. Dove sto io? Dove sto? E mi raccomando, come sempre, attiva la campanella. Ciao. One time out of ten, four times on the state lines, we fly till the end.